Parole, parole, parole. Ascolti. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Mai come in questo caso la celeberrima canzone di Alberto Lupo si addice alla nota con cui il sindaco di Modica ha inteso replicare al nostro servizio di venerdì scorso, con il quale annunciavamo l'intenzione del nostro editore di rinunciare al contributo del comune in segno di solidarietà nei confronti delle emittenti locali escluse arbitrariamente pur avendo i requisiti per adempiere ai servizi richiesti in occasione della sacra rappresentazione della domenica di Pasqua. Il documento diffuso dal sindaco alla stampa, infatti, non risponde affatto alla questione da noi sollevata, ma si introduce in un arzigogolato attacco che appare assolutamente fuorviante e fuori luogo. Primo, perché l'interlocutore, cioè il nostro editore, quindi questa emittente, non è un avversario politico. Secondo, perché non entra per nulla nel merito del caso sollevato, anzi si lascia andare persino a lezioni di moralismo parlando di coerenza. Praticamente, secondo il sindaco, il nostro editore avrebbe rinunciato al contributo perché inferiore a quello inizialmente richiesto ed in questo si sarebbe mostrato incoerente. Ma ci chiediamo, il sindaco conosce veramente la parola coerenza oppure l'ha buttata nel bel mezzo delle sue parole così, a caso? Questa cosa, caro sindaco, non c'entra nulla con la coerenza, è semplicemente il passo indietro fatto da chi si è reso conto, leggendo la determina, che l'accettazione del contributo avrebbe significato il rendersi complice di un atto che, pur nella sua legittimità amministrativa, appariva scorretto perché non ha tenuto conto, come abbiamo ripetuto più volte, di tutte le emittenti presenti nel territorio, per le quali, secondo il nostro editore, andava fatta una distribuzione equa e proporzionata alla qualità del servizio offerto. Ci chiediamo quindi cosa c'entra tutto questo con gli attacchi di natura politica, perché il sindaco non risponde alla vera questione da noi sollevata invece di ricorrere ad attacchi che appaiono strumentali ed isterici. Farebbe bene il primo cittadino a riflettere alle parole che mette in pasto all'opinione pubblica, perché così facendo non fa altro che lanciare boomerang e sappiamo che prima o poi il boomerang torna indietro e in alcuni casi può anche fare molto male. Caro sindaco, chiudiamo questa nostra risposta alla sua nota così come lei ha fatto, disturbando il grande Totò con "Ma mi faccia il piacere". Le rispondiamo con un'altra citazione famosa del celebre comico napoletano: signori, si nasce. E signore, si nasce